Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oggi è 25 di novembre, se ne parla all'Istituto di Poppa Rozzi. Preside, quanto è importante iniziare a insegnare questa problematica proprio all'interno delle classi delle scuole? È importantissimo, per questo ringraziamo il premio Borsellino che oggi ha organizzato questo incontro importante nella nostra scuola. Vedi, questo purtroppo sulla violenza delle donne che vediamo è in aumento, è un malessere che vive la società, che vive il mondo e quindi come tutti i mali vanno affrontati in che modo? Abbiamo visto che la cosa migliore è la prevenzione. Quindi prevenire su questo tema significa entrare nella coscienza dei giovani che saranno i futuri papà, le future mamme, che saranno le future famiglie, che saranno la futura società. Bisogna fin da piccoli, ecco, far capire loro che cosa significa il rispetto dell'altro, che è fondamentale, e in particolare il rispetto della donna. Noi facciamo tantissime attività per dare proprio coscienza ai ragazzi rispetto a questo argomento e la giornata di oggi vuole significare proprio questo, far riflettere i ragazzi che devono prendere consapevolezza, deve diventare per loro il rispetto della donna qualcosa di naturale, non una riparazione ad atteggiamenti sbagliati. Ecco, deve diventare un comportamento naturale. Avvocato Melide Francia, membro della CPO per la Regione Abruzzo, anche lei oggi al Di Poppa per un momento di riflessione su questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ecco, ci sono stati dati diversi dati, ogni anno se ne danno tanti, la situazione qual è? Allora, purtroppo la violenza contro le donne è una piaga sociale che non accenna ad arrestarsi. E, soltanto nel 2023 abbiamo avuto 118 casi di femminicidio, 96 commessi in ambito familiare. Dal 1 gennaio ad oggi 99 sono i casi di donne uccise in Italia. E purtroppo anche la nostra regione nel 2023 ha registrato 5 casi di femminicidio. Quindi è importante continuare a portare avanti questa battaglia contro le discriminazioni e contro la violenza di genere e domestica, ed è importante iniziare proprio nelle scuole, dove i ragazzi e le ragazze saranno gli uomini e le donne di domani e quindi potranno comunque con il loro comportamento fare la differenza. Oggi al Comando dei Carabinieri di Teramo è stata anche inaugurata una panchina rossa. Servono gesti di questo genere ancora oggi? Sì, sicuramente servono le installazioni di panchine rosse, servono convegni, incontri, flash mob, tutto serve, perché bisogna parlarne, perché quando un problema viene affrontato si possono trovare insieme delle soluzioni. Rientrai nel pomeriggio del 1 gennaio, quella mattina ci eravamo alzati tardi e avevamo sistemato il disordine della sera prima. Avevamo mal di testa e nonostante i caffè preparati da Alessia, il ritmo era alquanto rallentato. Alessia mi raccompagnò fin davanti al portone con il motorino. Rientrai pronta a sentire la sfuriata di mio padre, che sicuramente mi avrebbe accolta, senza sapere come l'avrei gestito. Le stanze erano però avvolte dal silenzio, nessuno mi stava aspettando, il salotto e la cucina erano vuoti,